però sono boh, vediamo se il giorno è tosto. Intanto passo già agli elettrici. Ah, è il giorno, giorno però piove la grande. Ok, elettrici a posto. Ballast. Portello chiuso? Lo sto chiudendo ora. Ok, potete andare giù. Portello apro. Portiamoci sempre 30 metri. Illuminiamo un po' Sergio. Qualcuno ha preso nota sulla mappa? No. Abbiamo ancora i portelli aperti? No, io ho chiuso. Dobbiamo okay. Aprire le ballast. Ok, si sta riempendo. Quasi lanciati, però sì. Allora i letti ce l'avete messi? Sì. È la radio. Sì. Allora funziona. No, le... vediamo se ha scritto. No. Chi è che ha lasciato il piatto? Ok, chiudersi alla poppa. Chiudersi alla poppa. Chiusi. Ok. Vuol dire? 8 metri. La nave di guerra c'è la Flower Class, la Aircraft Carrier, la Vogue, la Beetle Class Sloop, il Tribal Class Destroyer. Sì, secondo me quelle che abbiamo visto erano... Sì, potevano essere i... la Flower Class. Sì, le Flower. Le piccoline. Niente, Sergio. Un po' i valori così. Ok, vado su dead slow.
intanto guardo Dead Slovak a quanto corrispondo. Okay. Il dico sarà un nodo. Perché poi che poi bot engines 10 slower. Cosa sarà? A 10 giri delica? Può essere. Boh. La cosa silenziosa della Dead Slow, sì, credo anch'io. E poi c'è attention, che significa? È da indicare. Sarà una sorta di sarà sui diesel. No, non si sa. Bisogna studiare. Faccio fatica a criminare bene comunque, è dai 10 ai 30 gradi. Avresti il volume massimo, Sergio? Sì, sì, ho messo il volume massimo, solo che cioè ho suono da 310 fino a 50. Giusto, devi indicare la rotta beta. Lo so, ma adesso sto tentando quei filtri di... È per questo che ho detto è intorno dai 10 ai 15 gradi. E oltretutto se bisogna coi filtri di discriminare meglio. Capire coi filtri come si regolano bene, certo, per filtrare un po' bene. Ma le navi dovrebbero fare un bassa frequenza, no? Sì. Dovrebbe essere bassa frequenza il rumore delle navi. Se diciamo che stringi con i due filtri, stringi diciamo il campo delle frequenze che becchi, dei suoni. Ma la corsa però è 10-30 gradi rispetto alla nostra vuota, però la loro corsa, la rotta che dobbiamo impostare perciò è tra i 150? 140, sì. 140-150, giusto Sergio? Io non so qual è la nostra rotta, Lo vedi nel... alla nostra prua è da 0 a 20 gradi rispetto alla nostra prua, per lo cui vedi, poi vedete sì, la loro corsa invece la vedi dal indicato nell'anello centrale più interno. Adesso siamo a 120. Adesso mi sposto. La loro corsa dovrebbe essere dai 130 ai 140. Ok, allora andiamo lì, 130 e 140. Dovresti vedere l'anello centrale adesso che si sposta lentamente, perché stiamo andando a un nodo e mezzo, Dead Slow e un nodo e mezzo con gli elettrici. Niente, allora ragazzi, impostato la rotta possiamo risalire su. Vediamo stavolta di meggerci un po' prima. Andiamo a quello per gli scopi. Tanto metto full speed. Sì. Per 150. Guarda dove non si pizzichi niente al... Ok, 150 full speed. Apro le casse? Ancora no, guarda dove le scopre. Ok. Se qualcuno vuole vedere al microfono a... In teoria ora non dovrebbe... Ok. Okay. No, sì, qualcosa sì. Si sentono ancora. Ok, velocità siamo a 7 nodi. Io mi porto dalle ballast tank. Quando... 11 nodi. Sul periscopio. E tu Marco? Ok, allora io. Ok, possiamo andare in superficie, vi sono le libere ostile intorno a noi. Libere scorte. Valvole chiuse.
Ok. Ci siamo. Andiamo in superficie. Timoni a zero. Ok, metto diesel, siamo pronti per il diesel. Pronti, via. Guarda il compressore, c'è una missione. Compressore. Apro. Apri. Apri. Guarda il diesel avviati. Tutti su, vediamo se riusciamo a vedere qualcosa. Non c'è un cazzo, ragazzi. Porca tempaccio. Vabbè, dovrebbe essere sempre di fronte a noi. Occhio che con questo tempo ci spunteranno all'improvviso, Vabbè, è meglio, sicuro loro non ci lontano, abbiamo il tempo di merda. Perché c'è solo sole come il dritto di sopra? È l'alba? È l'alba o il tramonto? Vabbè, che ne so. Guarda, è sopra la mappa l'orologio. Proprio la mappa. Allora, c'è la 755, vabbè, allora è l'altro. Ma speriamo che non sono quattro soci vicino a sé, perché hanno una conferenza. Niente, dobbiamo aspettare come prima che avvistiamo la prima nave. Intanto scendo, andiamo a vedere qui. Compressore spento? No, direi di no, dal rumore. L'aria. Dobbiamo ricordarci anche le pompe di sentina in caso. Ma per curiosità voglio vedere se all'idrofono si sente qualcosa. No, l'idrofono. No, no. Il microfono in teoria è fuori dell'acqua. Sì, infatti. Ma bisogna vedere se è quello, diciamo, a T oppure era quello... Attenzione, fumo all'orizzonte, ragazzi. Rotta. È rotta, l'ho visto per un attimo, non lo vedo più. L'ho visto fumo all'orizzonte. Direi vicino al sole. Controllate con i periscopi. Sì, ci sono. Provate con l'osservazione. Con questo tempo è perfetto per ricreare la scena, ti dà sbot. Il tribale che ci viene addosso all'improvviso. Oh, l'avevo intravisto forse, mi sono sbagliato. Non vedete niente voi? No, non lo so. Niente, allora non sono sbagliato, dai, che bravo era questo. Guarda la pioggia da lontano mi ha parlato di lontano. Ma stiamo virando? Ma non l'avevo detto. Ma ragazzi, stiamo virando, abbiamo i timoni non dritti. No, dritta la... Giuro. Da qua almeno, da sotto è dritto. Lui sta a posto, non c'è corrente, ma andiamo a autonomia, neanche autonomia. Ecco, aumentiamo, andiamo a vedere. Aumenti. Ah, ma aspetta, ecco cosa è successo. Colpa mia. Dici che le batterie non mi sono dovute. Ah, ecco. Stavamo
ci stavamo avvolgendo praticamente, uno avanti tutta, uno... ma appunto siamo fuori rotta ora, dobbiamo capire dove... com'era prima la rotta nostra? La domanda non lo so. Aspetta, provo a guardare su mappa. Allora, ecco qua, le livello, ci abbiamo morte le spalle. Sì, siamo completamente... Allora, facciamo rotta per... 1, 2, 0 dobbiamo far rotta. Anzi, 1... 115 gradi. Infatti, appunto, le avevo viste. È che girava la nave completamente. Se guardate la mappa... 115. Giusto. Nella mappa li vedete i miei segni verdi? I miei... Sì, sì. Ecco, quello sopra è quella, diciamo, la rotta che avevamo prima. Vedi che noi ci siamo persi a sud. Tiro giù il periscopio, Mettiamo un odore a manetta. Beh, comunque, allora funziona anche. Comunque, abbiamo fatto il test con i motori tutti da una parte, tutti dall'altra. È corretto che si avviti. Sì. Infatti, io vedevo qua il coso che girava, però quel timone è dritto. E io ero. Esatto, io lo vedo. Ho ufficiato sulla nostra massima. Comunque, sulla massima idea. Ah, batteria comunque non penso ce l'avamo scarica, siamo stati giù... insomma, stavamo a 7, se no. 115, abbiamo detto? Fai... Allora, se li vedevamo saranno a 6.000 metri. Sì, fai un 100... Anche 110, va. 112. Ok. 112, 17 nodi. 18 nodi. Ma c'è qualcuno che sta girando la radio? Io. Perché vedo qua, sono sulla torretta e vedo che l'antenna gira. Si è preso una radio e un colpo di antenna in faccia. Sì. Ma la radio non so se funziona già, per rilevare, non però so se l'hanno già. Ho pulsante on off, mi sembra. No. Però non so se l'hanno ancora implementata. Sì. Allora potete andare un attimino verso 120. Da quanto siamo? 112. Vai su 125 come volta. Lo dico io. Oh, basta. Il mono aiuta con ok. Ok, siamo a 120, traccio la rotta 120. Velocità? 18. Ok. Massimo. Velocità smudata. Facendo tutte le varie prove con... Oh, la radio non dà segni di vita. No, la radio sarà un'azione mentale. Vabbè, la butto in mare, va. Ma funziona anche il discorso quello là del... Che si, di... C'è l'altro strumento della radio, quello là che era subito sotto la radio. C'è quella fare rotonda. Certo, serve per girare l'antenna quello. Quello là è per girare l'antenna. Certo. Però siccome mentre giri l'antenna non puoi guardare l'ampiezza del segnale che ricevi, è un casino, no?
Perché giri l'antenna ma non hai visto, cioè o giri l'antenna o guardi la piazza del segnale che ricevi. Sì, se non puoi alzare la testa, in effetti. Allora, dobbiamo modificare un altro pochino la rotta. Quanto siamo ora? 120. Modifico? Metti a 125. Dopo. Timoni. Eccoli, sto vedendo le navi, ragazzi. Neanche le vedo. Stavolta siamo giusti come posizionamento. Ok, dove le vedi? Così me lo marco su. Allora vado con Luzzo, così lo vedi. Allora, noi siamo a 123. Vediamo. 124. Vedo una con Luzzo. Con Luzzo si vede peggio che con Pinocchio. Ok, comunque siamo bene messi come rotta stavolta. Dove le vedi più o meno? Come gradi? Come gradi sono, dunque, sarebbero, aspetta, 89, sarebbero a 90, però allargato penso, sarà 80, 80. No. 10, 20, 3. Aspetta che faccio scappare i cani. Ma vai da campo, to. Siamo. Ma io non ho capito, con Luzzo come facevano a calcolare la distanza che non ci vai del Luzzo? Bella domanda. Ma secondo me qualcosa. E Luzzo non puoi, né? E fare il zoom e fare. Ok, allora aspetta. Allora, recognition manual. Mercantile. Però guerra, io direi che è arrivato il centro di peggio. 3-1-0. Possiamo immergerci, ragazzi. Allora immersione. Ok, intanto immersione sì. 1, 2, 3. Chiuso il portello. Coda periscopica. Sono 3 a 3,50. Luce sulle elettriche. Tre a 3,50. 28,3. Quanto mi sto direttivo? 3700 metri. Elettrico metti a piena potenza. Mi stai avvicinando. Controlliamo il livello delle batterie, che poi scarichiamo troppo le batterie ogni tanto. Chiudo il portello? Il portello è chiuso? Sì, il portello è chiuso. Il water pulito? Allora, 28, 3700. Vedo tu stare il microfono, 3700. Sì, ma con i... al massimo non è che hai il microfono, non so se sente molto. Rispetto a noi, dove dovrebbe essere? Allora, rispetto alla nostra prua sono a 350 o proprio...
tutto di brua, a zero, rispetto alla nostra brua. Veramente sono in ottima posizione. Io sono con le... Mi avviso ci dovrebbe portare un pelino più centrale. Provi a stabilizzare la profondità e ti Però lì siamo in coda, giusto? Sì. No, siamo giusti, no, noi in coda, siamo a 0,90. Ora come ora siamo a 0, non proprio 0,90, però sì, diciamo che sono, siamo sempre verso... No, stanno venendo verso di noi. No, 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 si stanno allontanando. Ah, no, sì. Però io direi che ho un buon tiro. E sì, c'è questa qui. Allora... Aspetta che vengo in sala... Non riesco a stimare la velocità perché ci stiamo muovendo. Sto affondando, cioè sto emergendo. 1, 2, 3... Stiamo facendo immersione, sì. Sabbia 12 metri. Stabile 35, un angle of bow di 125. Lunghezza 150. Velocità dovrebbe essere sui 5 nodi, se non voglio. Lì non riesco ad andare nel coso. Ma noi che rotta abbiamo in questo momento? In questo momento siamo a 1,4. Perfetto, scusa. Grazie. Ok, spread angle, ok. Allora, più o meno è impostato, un'impostata di massima c'è. Ok, torna alla cosa d'attacco, che insomma è già la finisco io. Ok, ora a che quota siamo? 12 metri. 12 metri? Ok. 1, 2, 3, 4. Siamo sempre a 3700 metri, quindi 37. Proviamo a fare... io calcolo il tempo, ma... Ci stiamo muovendo, quindi non è assolutamente... Siamo fermi? Ok. Cioè, fermi... I motori siamo a palla, però... I timoni siamo fermi. Ah, no, ok. Serviva proprio il... sommergibile fermo. Come? No, ma poi si allontana. Però possiamo... Se ci fermiamo un attimino, stimiamo un attimino la velocità del convoglio. E attenzione che dietro al convoglio a 320 c'è un classe flower. C'è qualcuno alla quando sei... No. Ale, quando siamo a zero nodi, se me lo dici, così parto al volo col calcolo della velocità. Io sono un attimo rilanciato la profondità perché è sabato, ma per la vera stava dominando su qui, cioè diventando... Intanto do un'occhiata a quello là dietro che... Sicuramente non ci ha visto.
anche se non siamo proprio a zero, così non perdiamo tempo. Siamo a zero, no, quasi zero, siamo a mezzanotte. Sì, ok, va bene, parto lo stesso. Voi lo vedete il cronometro? No. Ok. Sto prendendo nota della... Avete la calcolatrice sott'occhio? Sì, te lo dico io, dimmi. Aspetta, che mi deve passare tutta davanti. Appena ho preso il tempo, Ale, puoi andare avanti tutta, Ma l'avevi visto il flower a 3.20? Sì. Più vicino degli altri. Ok, 53 secondi, vai pure. Allora, devi fare, ho detto 53 secondi? Sì. 150 diviso 53 per 2. Per 2? Sì. Sono andato a 5,66 no. Ok, quindi siamo a 3. Perfetto. Range, che mettiamo? Range sono 1, 2, 3, 3,7, 3,7 per 28. 3,7 per 28. Sì, no, aspetta. sì. Quindi siamo circa... a 2000 2900 metri. Siamo lontani per un lancio di sicuro. Sì. Innanzitutto non li beccheremo mai. Troppo lontano. A quanto andiamo ora? 8 nodi, massima velocità. Aspetta un po'. Classe Flower è là, però... Allora, 5 gradi... Che distanza ho detto a 5 gradi? 2900? Pare da YouTube. La massima in immersione. Ma tra gli 11 e 12 metri. Il classe Flower è a 1,5. Un e mezzo per un e mezzo e 20. È a circa 6.000 metri. Calcola che tengo conto delle tacche. Una. Sì, 1,5. Direi che lei, sì. Sì, confermo. Una. Un attacco e mezzo. A un'altezza di 20. No, ormai non siamo. Come? No, già Sergio, il nuovo? Niente? Niente, niente.
Ok, tiro giù un attimino il periscopio. A che velocità stiamo andando? 8 nodi, è il massimo dell'elettrico. Ma infatti il idrofono con la velocità no. Siamo un po' lontanucci. Perché non so se rischiarcela. O ci allontaniamo. Vabbè, siamo stati troppo in superficie. Dobbiamo uscire di nuovo, avvicinarci. O ci allontaniamo di un pelo. Tipo facciamo rotta. Andiamo in superficie, rischio. Superficie? Sì, dai. Dobbiamo guadagnare velocità. Ok. Però dobbiamo essere pronti per immetterci in maniera repentina. Proviamo a fare un attimino rotta 136, giusto per allontanarci un pelo e poi ci avviciniamo dopo. Svuoto le casse, Sì, andiamo su. Essere su. Qui c'è motori. Oh, non riesco. Vieni tu in vista. Sì, che siamo lontani. Allora, dobbiamo fare rotta. Dovrebbe andare almeno per 150-160. Okay. Andiamo per l'Elias, con un po' ci allontaniamo dalla fregata. Via, quello di voi. Che ci stanno sparando già. Sì, ma perché siamo vicini. Giù. Sì, perché ci siamo avvicinati di tanto, Giù. Alarm, classe Flower. Ci sta puntando dritti. Buono. Allora, proviamoci il tiro. Proviamoci il tiro con i sicuri contro il Flower. Ok, il bicio elettrici vanno giù. Confermo, ci sta puntando, Ok. Andiamo giù. Schnell. Ma non tentiamo un tiro di sicuri? Bella domanda. Dai, tentiamo. Non trasflava. E poi andiamo giù a 40 metri, 50. Attenzione. Giù. Mettele. Anche le negative, Ma è più lui, dai. Palla. Guarda un po' là. Ma quanto siamo? Che ancora siamo in superficie, ragazzi? Ti sono rimpelli tu, di casse. Ecco, stiamo scendendo adesso. La famosa discesa d'emergenza. Dovevamo correre tutti in avanti. Rapporto danni. Abbiamo poca aria compressa, Sì, la provo, la facciamo guardare. Vediamo. Pingano. Ora ci vuole la 50 metri, Ci vuole qualcuno al solo, vado a fare una diversa. Io vado alla manovra. Via 45 metri. Questa da film,
Allora, la nave ci sta arrivando da 310, giriamo per 210. 210. Profondità massima, andiamo giù ragazzi. Farfalla. Con il più? Sì, andiamo, che fra poco ci metterà le bombe di profondità. Quando smette di pingare vuol dire che c'ha 200 quasi. Due uno zero. Ok. Profondità? 60 metri. In teoria dovremmo bisbigliare ora. Sta con la musica? Andiamo a metà potenza. Half speed. Portiamoci per 230. Non so se ci hanno perso. 230. No, bombe di profondità, lanciate, sì. Fuori delle contromisure. Aspetta. Quanta metri? Aia. Ok, modelli massimo, modelli velocità massima. Via, veloce, via. Significa che ci ha superato. Se non ci pinga sì. Più. Dovrebbe esserci sopra in teoria. Okay. O ci ha perso. Massimo, oppure si oltre. Si è finito. Allora non so. Non credo sia simulato. Bombe. Aia. Bombe? No, ma le hanno lanciate, ci siamo alte. Non fanno le altre. Però è una figata, è così. Okay, ora di nuovo velocità update. Andiamo lenti ora. Warp 5! Siamo a 110 metri, ragazzi. Manteniamo questa profondità. Batteria 6 kA. Vediamo già le batterie. Non riesco a cambiare. Poi quando implementeranno la possibilità di chattare a voce nel gioco, dovrebbero prevedere che più parli e più hai la possibilità di essere beccato, quindi devi bisbigliare. Oh. Yeah. Beh, oh. Sarebbe molto, dai. Sì, forse sì. Ma è possibile che si sente comunque anche a orecchio il rumore delle eliche? Sì, si passa vicino. Qualcuno vuole mettersi a suonare un attimo? Provo. Eccolo. Pinga al nostro 290. 290 sento delle pingate. Profondità costante. 110 costante. Pingate a 290 costanti. Nostro 290.
là un nodo e mezzo. È che non si capisce che danni abbiamo, se solo ne abbiamo. Questa è un'altra cosa che dovrebbero implementare, cioè sì. Con danni, sapere. Soprattutto non potrebbe andare da altro locale oltre questo. Attenzione, visto che siamo a 100 metri, non vorrei. Come stiamo a. Ecco, esatto. Per le pompe di sentina. Ok. Comunque ci ha perso. Allora, ti proporrei di andare a quella periscopica in maniera lenta. Alessandro, tu che sei. Ci siamo persi il timoniere, ok. Quella periscopica. Mi viene il motore per la salire, altrimenti inizia a sale, ok. Dammi un po' di motore, vai a... Half speed. No, non ha bisogno. Ecco lì. Adesso non credo sia il momento. Vai tu al microfono. Proviamo a tirare una pingata. Questa nave la vogliamo sicurare, posto. Ci arriva? Sì, mi prudono un po' le mani, eh. Ci arriva da 130. No, ci arriva... Cazzo. Sì, da 130. È il nostro 00, ci sta venendo in cui... contro, proprio. È allineata a noi. Minchia. Allora, dobbiamo virare. Ma di brutto, di brutto. Vediamo. Veloce. Aia. Ma a mezzanotte non si mica molto. Faccio un full speed, una bella virata, eh. Okay. Adesso ci ha superato, superato. Dietro di noi, deve fare il curvo. Non si dovrebbe più sentire comunque. Possiamo appunto andare un po' più veloce e virare, così ci guardi di nuovo. Noi intanto andiamo sempre a quella per gli scopi che ha. Ah, ok, confermi? Sì. Ma dobbiamo incurlare strana. In salita. Sergio, quando ci do, di nuovo gira e ci pinga, diccelo così diminuiamo la pinga. Ulu! Aia! Appunto! Uyu! Come ci ha beccato? La luce? Porca miseria! Ma non si era sentito che avevano lanciato le po'.